due squadre che a questa stagione chiedevano di più e adesso sono pronte a recuperare. Dalla Candy Arena di Monza, G-Group Team Monza, Tawan Excellence Latina, semifinali di ritorno, playoff, Challenge Cup. Gojali dietro da Finger, che muro Ishikawa di Reno. Qui va a pettinare la palla Oleg Plotinsky, tira fuori il fioretto, lui che ne ha abitué della spada. Carmelo Gitto in battuta, la sua flotta ricevuta in palleggio da Jaborov, da fuori campo Soji per Plotinsky, diagonale in mancina, la palla si impenna dopo l'impatto con i posi di Ishikawa che andrà ad attaccare, ma c'è il muro di Plotinsky, palla troppo morbida. Gran ricezione in questo caso di Maruotti, poi Ishikawa a tutto braccio, diagonale stretta, palla frollata, capisce tutto Finger che ci arriva, poi Plotinsky, diagonale stretta, che difesa di Ishikawa, sottile per Starovic da fermo, sulla diagonale c'è ancora Finger, Soji per Plotinsky, il missile che chiude il primo set 25-22. Starovic in battuta, ricezione di Jaworonok, poi Soji per Jaworonok, a tutto braccio il muro smorza, chiude la difesa Soji, sottile all'indietro per Starovic, il muro a deviare. Ace per Jaworonok, proprio su Ishikawa. E adesso Starovic dai 9 metri, con l'aiuto del nastro, la ricezione di Buti, un errore. Butti da terra, però la prende, poi Finger va ad attaccare! Michael Finger! E Savani sbaglia in battuta, set a Monza 25-22. Monza ancora una volta dominatrice nella sostanza. Che palla Oleg Plotinsky! Una palla lavorata di fino! Simon Hirsch in battuta, va a cercare Rick Soji che comunque riceve le goff, questo è un grande attacco invece. La frustata ricevuta da Maruotti, poi sottile in bagger per Savani, il muro smorza, chiude la difesa Arezzo, poi Soji appoggia per Plotinsky, a tutto braccio Oleg Plotinsky. Le goff in battuta, va a cercare Plotinsky, poi Soji all'indietro per Hirsch, tutto a braccio, finisce qua, in finale ci va Monza, finisce 3-0, giusto così.